Ci troviamo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano per la prima giornata per i maschietti del campionato regionale categoria esordienti Under 13 Fair Play città di Chieti. Ecco, vedete qua i ragazzi e la Virtus Castelfrentano. Capitano chi è? Dirigerà, penso c'è l'auto arbitraggio, dirigerà forse il mister Alessandro, vieni, mister Gabriele, c'è anche il mister della squadra della città di Chieti, proprio il grande calciatore Sgherri. Oh, vi mettete in fila? Vi mettete in fila? Ecco l'entrata in campo prima del fischio di prima del fischio d'inizio. Ci sarà il cerimoniale per la campagna contro la violenza sulle donne, tant'è che i ragazzini si sono ok, va bene qua, ma ti fermi. C'hanno tutti un segno rosso sulla guancia. Bene. La violenza nei confronti delle donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Il calcio abruzzese scende in campo a sostegno delle donne. Non è amore, se ti prende a calcio, ti tira pugni e ti strappi i capelli. Se ti sveglia, ti schiaffeggia, se ti isola, se ti umilia, se danneggia le tue cose, se ti controlla, se ti ricatta, se ti offende. Dalla federazione, dalla FIGC, okay, per sensibilizzare, vanno alla porta di qua, per sensibilizzare le coscienze affinché cessi la violenza delle donne. È terminato il cerimoniale, adesso ci sarà il fischio d'inizio. Qua da questo lato c'è i ragazzi della città di Chieti. E con la classica divisa giallo-rossa c'è la Virtus Castelfrentano. Ecco i genitori. Sabato hanno giocato le femminucce, sempre per il campionato regionale Under 13 Fair Play. Invece oggi tocca ai maschietti di mister Giovanni, Gabriele Di Felice. Sono tre tempi da 20 minuti, ecco, fra poco inizierà, adesso c'è degli esercizi predisposti dal protocollo della federazione. Ecco il showdown. Esercizi prima della gara di tre tempi da 20 minuti ciascuna, e questo lo prevede il protocollo della federazione.
Ecco, qua ci stanno i ragazzini, gli under 13 della città di Chieti con la divisa bianca, mentre qua c'è la Virtus Castelfrentano con la classica giallo-rossa. Se non erro, il direttore di gara sarà Mister Gabriele Di Felice, in quanto non c'è l'arbitro ufficiale ma c'è l'auto-arbitraggio. Ecco, c'è anche il collaboratore Giuseppe Saltarella, qua c'è la nostra panchina, c'è... Quello che hai fatto con i bambini. Sì. È ancora questo. Sto facendo. Sì, sì. Ma che sta a fare la diretta? No. Ma qual è? Passa là la sacca. Fate vedere le gambe. Ecco, è iniziato l'incontro. Vai, zitti. Vai, che più brava. Ragazzi, zitti.